Adesso Barbara, è arrivato il momento dell'amico Marco Tontonati. Eccolo, sì, Marco Tontodonati che normalmente siamo abituati a vedere, no? In altre vesti, e invece qui a di pomeriggio si svela in questa veste più così da speaker radiofonico. Il vlog di Marco Tontodonati. Da Round 35, nuovo appuntamento con il mio vlog. Saluto gli amici di Radio DJ International, poi siamo in radiovisione per così dire. Salutiamo anche gli amici di Rete 8 di pomeriggio, questo è il contenitore che ci ospita. E salutiamo soprattutto con noi, qui c'è il dottor Fernando Guarino, noto medico con lobby dell'astrologia. Ben ritrovato. Grazie a te e a voi. Grazie. Vogliamo parlare un po' del tema centrale del suo libro, Siamo figli delle stelle. Qual è il tema centrale di questa pubblicazione? Il tema centrale nasce dal fatto che io dal 1970 ho incominciato a interessarmi di astrologia, quindi con un po' di... E mi sono subito appassionato perché ho visto che lo studio dei segni, poi dei personaggi, eccetera, corrispondeva moltissimo ai miei familiari, le mie tre sorelle, mio padre, mia madre. Poi allora ho capito che c'era qualcosa di vero e ho cominciato, ho comprato un trattato di astrologia e man mano con la pratica ho visto che c'era proprio lo studio preciso dei personaggi, del temperamento. E da quanti anni si occupa di astrologia? Dal 1970. Insomma, qualche anno è passato, quindi un po' di esperienza c'è, direi. Sì, ho circa 3.000 oroscopi fatti, però ho cominciato soprattutto a studiare gli oroscopi sulla base della data di nascita dei grandi personaggi. E allora, dopo un po', nel 2020, all'inizio dello scoppio del Covid, io ero andato in pensione, ho iniziato a scrivere sul Sorpasso, un giornale periodico di Montesilvano, una pagina intera su questi grossi personaggi. Ho cominciato da prima con i grandi sportivi, è il mio simbolo. E chi è stato il primo? Gigi Riva. Riva. Rombo di Tuono. Rombo di Tuono, io ero un fan sfegatato. Sì. Tant'è vero che a Loreto Prutino, cioè, se ci sono state 2 giornate, non l'ha saputo quasi nessuno. Si parlava di Rombo di Tuono e di Gigi Riva. Sono andato lì e c'era anche il figlio di Gigi Riva. Ah, una bella testimonianza, quindi una bella manifestazione. Sì, è una bravissima persona. E in pratica, ma lei era proprio innamorato di Gigi Riva, perché come dire, vedo gli occhi che sorridono quando parla di Gigi. Ma lei immagina che io a 16 anni, quando abbiamo perso i mondiali in Inghilterra, pianto. Dopo 2 anni... Il ricordo è ben vivo, direi. Gigi è arrivato lui e ha cambiato la nazionale, perché il coraggio, la grinta, ma anche la lealtà di questo è un personaggio, tant'è vero che se ne è parlato tanto. Ma volevo, ritornando al libro... Sì, ecco, perché proprio quindi questo? Dopo aver fatto, ho cominciato a selezionare gli oroscopi degli sportivi, Gigi Riva, Rocky Marciano, che sono tutti marziani nel senso perché hanno un Marte molto forte. Ah, ecco, per Marte. Quindi, e poi i politici, tra cui i presidenti della Repubblica attuale, Napolitano, Pertini. Diciamo. Sì, anche poi, perché vedo la copertina, quindi abbiamo Gigi Riva. Sì, abbiamo in questa copertina ci sono i 4 simboli, Gigi Riva per gli sportivi, Galileo Galilei, grande scienziato del segno dell'acquario, dominato da Saturno, perché Saturno è il pianeta degli studiosi, e poi i grandi i geni, Leonardo da Vinci, Michelangelo, eccetera, i grandi artisti che sono dominati invece dal pianeta Nettuno, tra cui anche Gabriele D'Annunzio. Il vlog di Marco Tontodonati. Noto medico con lobby dell'astrologia, stiamo parlando insomma della motivazione che l'ha spinta a scrivere questo libro, Siamo figli delle stelle. La cosa che mi ha affascinato è questo, che a volte soltanto sapendo il giorno di nascita, sulla base delle effemeridi, la posizione dei pianeti, del sole, della luna e dei pianeti, i pianeti sono 10.
quindi il Sole, la Luna e sulla base solo del giorno di nascita noi già possiamo avere un orientamento sulla persona. Cioè, allora, sulla personalità, insomma. Sulla personalità. E quindi, per esempio, il Sole chiaramente è quello che ci dà il segno solare. Non so, tu sei nato il 10 novembre. Io il 6 novembre. Il 6 novembre. Il mese l'aveva preso. Sì, del Sole e dello Scorpione. Lo Scorpione. Quindi c'hai già molte caratteristiche dello Scorpione. Se invece ci avessi... Che sono positive o negative? Allora, qui in astrologia... ci sono cose positive e negative per tutti. Quando molte persone mi chiedono: ma qual è il segno migliore? Allora, non esiste. Allora, se per esempio una donna che voglia fare l'attrice, eccetera, sarebbe bene che nascesse nel segno della Bilancia. Perché proprio la Bilancia? Perché, non mi faccio capire. Perché la Bilancia? Perché la Bilancia è dominata da Venere, il pianeta della bellezza. L'ultimo numero che ho fatto proprio parlo dell'importanza di Venere nelle grandi attrici: Brigitte Bardot, Sophia Loren, Catherine Deneuve. E sono tutte della Bilancia. Sono della Bilancia. E con Venere nella Bilancia. E chi ha Venere nella Bilancia è portato generalmente di bell'aspetto, soprattutto se donna. L'uomo invece preferisce essere, capito, un atleta, eccetera. Allora, gli atleti sarebbe bene fossero dei segni di fuoco: Ariete, Leone, però anche lo Scorpione. Molti Scorpioni sono, perché sono dominati da Marte, che Marte è il simbolo della mascolinità. Ci ha preso perché io ho una seconda giovinezza sportiva con il padel. È bellissimo. Sto scherzando, sì, naturalmente. Sì, però il vero motivo, tornando al libro, no? Perché ha sentito l'esigenza di scriverlo? Allora, perché ho visto che guarda, c'è una corrispondenza. Una corrispondenza notevole tra la data di nascita e soprattutto l'ora di nascita. Chi nasce all'alba è diverso da chi nasce a mezzanotte o da chi nasce a mezzogiorno. Cioè, qual è la differenza? Per esempio, si dice che generalmente le persone che nascono a mezzogiorno sono fortunate, perché a mezzogiorno c'è il Sole, che è il pianeta più importante, il luminare, che domina, e il Sole dà una grande carica energetica, una carica vitale, eccetera. Mentre invece, per esempio, i poeti, gli artisti, sarebbe bene che nascessero di notte, perché non sono, hanno sono degli introversi, capito? Hanno una sensibilità particolare. Chi nasce di notte si dice che spesso a volte c'ha qualcosa della genialità, come per esempio Michelangelo Buonarroti, che è nato di notte. E poi chi nasce all'alba è invece un iper... una persona molto attiva, iperattiva. Per esempio, chi è nato all'alba, c'è il Sole all'alba, è stato Berlusconi. È nato all'alba. Che Bilancia, nato proprio alle 5:30 del mattino, proprio con il sole. Anche per esempio Papa Wojtyla, c'è un sole molto forte. Persone di carattere, insomma. Il vlog di Marco Tontodonati. Continuiamo a parlare di questi grossi personaggi, perché lei ha non analizzato, ha fatto l'oroscopo a questi grossi personaggi. Le dico subito, uno dei primi che ho fatto è Leonardo da Vinci, il nostro genio, il grande genio di Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, che è stato descritto da tutti come... aveva anche un carattere particolare, per esempio da bambino un iperattivo. Alcuni studiosi neurologi hanno detto che c'aveva qualcosa quasi d'autismo, capito? Perché spesso il Vasari, che quindi magari al giorno d'oggi aveva bisogno del sostegno. Mi stai dicendo che Leonardo da Vinci aveva bisogno del sostegno? Il grande storico Vasari veniva accusato, Leonardo, che cominciava una cosa e non la finiva. Perché saltava, era distratto da altre cose. Ma parliamo di un grande genio, grande pittore, un grande inventore, eccetera, una persona fortunata. E poi ho visto che i grandi, per esempio anche Michelangelo, era dominato dal pianeta Nettuno. Nettuno è il pianeta dell'inconscio, di una ipersensibilità particolare, persone che sono anche dei sognatori, quindi anche grandi romanzieri, grandi poeti. Nel segno dei pesci, io ho fatto anche l'ultima relazione alle giornate, sotto il segno dei pesci, dove abbiamo anche Gabriele D'Annunzio, eccetera. Ma questi titoli sono a caso o perché siamo
figli delle stelle sembrerebbe richiamare la canzone di Alan Sorrenti. Sì. Adesso mi parla di sotto, Nato sotto sogni dei pesci, ricordo Antonello Venditti. No, il titolo è dovuto al fatto, per dire che chiaramente le nostre caratteristiche in gran parte dipendono dai geni, dalla genetica. Certo. Però l'influenza degli astri, ci sono delle emanazioni. Si è visto che il pianeta Saturno è un pianeta che emana delle influenze che tendono un po' alla depressione. Ah. E io ho fatto anche delle ricerche sulla depressione, sui depressi e anche i gravi depressi che vanno incontro poi all'autodistruzione. I suicidi, per esempio, sì. Cioè Luigi Tenco era nato con il Sole congiunto a Saturno e poi è finito. E ha fatto quello che ha fatto. Insomma, è una cosa molto delicata, per cui, però ecco, c'è una tendenza. Chi nasce con un Marte forte è portato verso lo sport. Gli sport violenti, i grandi piloti di Formula 1, sì. Sono quasi tutti dei marziani. Ayrton Senna, per esempio Schumacher. Schumacher ha fatto l'oroscopo al povero. Povero perché insomma ha avuto a Schumacher stranamente ha avuto un grande incidente, ma non l'ha avuto sciando per colpa di quella maledetta telecameruccia. Però sul sono casco. Tutti fortemente, perché ci vuole un grande coraggio. Lo sai che quando all'inizio della partenza lo sai quando arrivano i battiti? Me lo dica, ma posso 200 immagini. Battiti al minuto. 200? 200. Quindi il cuore praticamente sì, perché c'è una grande, perché certo. La partenza è quella che il colore rosso della Ferrari è molto favorevole, perché favorisce proprio le grandi prestazioni. Il rosso, tant'è vero che gli antichi romani avevano la tunica rossa, qualcuno dice per coprire il sangue delle passate. Vero, anche questo si però diceva. Erano coraggiosi. Io ho scritto anche un numero su Giulio Cesare. Ma quanto scrive però? Un attimo, che fra poco ne parliamo. Il vlog di Marco Tontodonati con il dottor Fernando Guerrino. Quindi ha fatto l'oroscopo anche a Giulio Cesare? Sì, perché io sono iscritto a una rivista di astrologia da più di 40 anni e il presidente di questo linguaggio astrale aveva stabilito la data di nascita su Cesare, a parte sui reperti di alcuni storici, Svetonio eccetera, ma anche vedendo i transiti dei pianeti il giorno delle Idi di marzo, quando è stato ucciso Cesare. Sì. Sulla base di questo ha stabilito che era nato il 12 luglio del 101 a.C. 12 luglio? Alle ore 18. Come ha fatto adesso ad arrivare a questo? Lo ha stabilito proprio sulla base, delle ore 18 l'hanno scritto gli storici, che era nato alla sera, alle ore 18. E, per esempio, nel caso di Giulio Cesare, che era un segno del Cancro, che generalmente è un segno non combattivo, anzi molti pensatori, non so, pensi a Giacomo Leopardi, eccetera, però lui aveva un ascendente molto forte nel Capricorno. Il Capricorno è uno dei segni più combattivi e molto adatto per i politici. Il Capricorno. Il Capricorno. E i politici grandi. I nostri politici? Ne vogliamo parlare? Per certo passare da Giulio Cesare ai nostri politici. È una cosa. Giulio Cesare è il più. Un po' azzardata, direi. Allora, Giulio Cesare è una persona fuori dal normale, perché grande generale, grande scrittore, ha scritto il De Bello Gallico, eccetera. È stato anche un grande politico. Lui era l'amico del popolo. E andava contro gli aristocratici. Poi c'è tutte le varie fasi famose, quella sul Rubicone. Pensi che Giulio Cesare aveva un coraggio da leone, uno non ci può credere. Quando si è scontrato, dopo aver battuto i belgi, si è scontrato con quelli della Danimarca, che erano i vichinghi, che erano altri 1,80. L'altezza media del soldato romano era di 1,40. Quando questi romani hanno visto questi che erano leggermente più alti, più grandi, hanno cominciato ad arretrare. Certo. Lui è sceso da cavallo, ha strappato lo scudo ad una e lui è andato direttamente all'assalto e ha ricaricato tutto e ha vinto. Nella famosa battaglia di Filippi, quando ha sconfitto Pompeo,
lui aveva un esercito che era la metà di quello di Dico, si è riuscito a vincere la battaglia grazie alla sua anche coraggio, anche di... Ma lei è appassionato oltre che di astrologia anche di storia, mi sembra di capire, mi sembra così a orecchio, giusto? Allora, io ho studiato al liceo classico d'Annunzio e le mie materie... Che è una sicurezza per quanto concerne la base scolastica, continuiamo a dire. Quindi, appassionato di storia, filosofia e storia dell'arte. E poi ha proseguito quindi nel corso degli anni con questi studi. Io infatti ero un po' indeciso se fare lettere, cioè mio padre era pure farmacista, però c'ho un Marte, il pianeta degli sportivi, ma anche dei medici e dei chirurghi, e ho visto che io ho un Marte molto forte. E quindi si è fatto anche l'auto oroscopo lei? Certo, forse è stato il primo, si è fatto... Me lo faccio tutti i giorni. Chiudiamo qui questo incontro, grazie per essere stato qui con noi e grazie a voi che ci avete seguito sempre su Radio DJ International ed in visione all'interno del contenitore di pomeriggio di Rete 8. Grazie. Il blog di Marco Tontodonati.